Assessore, ieri c'è stato un incidente, uno purtroppo dei tanti frequenti che accadono sul viadotto Gatto, perché il sindacato si pone un'altra volta il tema della sicurezza sul viadotto. Cosa risponde il Comune? Questo è un tema di viabilità, non è un problema legato soltanto al viadotto Gatto, così come si registrano incidenti in altre arterie cittadine e non solo. Per quanto riguarda il viadotto Gatto, il giorno 29 ci sarà consegnata la perizia definitiva sull'attività di monitoraggio e controllo che abbiamo svolto nel corso di questi mesi. Le prime indagini che abbiamo richiesto preliminarmente ci sono state rassegnate per capire se appunto registrassimo sin da subito problemi, e dal punto di vista strutturale le prime indicazioni che ci arrivano sono assolutamente, come dire, soddisfacenti dal punto di vista, diciamo, della sicurezza strutturale dell'infrastruttura. La relazione che ci sarà consegnata invece ci dirà quali sono i necessari, doverosi, giusti interventi di manutenzione e sistemazione che il viadotto necessita. Il sistema delle palette laterali, per esempio, non c'è chiaramente da prevedere il sistema di, molto probabilmente, di ripavimentazione del sistema d'asfalto oppure altri dispositivi per garantire maggiore sicurezza. Ma noi stiamo andando per priorità, prima di tutto l'aspetto strutturale. Sull'onda emotiva chiaramente del viadotto Morandi, diciamo, c'è stato chiaramente un'attenzione maggiore negli ultimi mesi, ma abbiamo immediatamente verificato questo aspetto, perché chiaramente sarebbe da folli avere qualche indicazione, seppur minima, che potesse garantire o minare la sicurezza strutturale del viadotto. Avremmo immediatamente chiuso l'infrastruttura. Così non è, l'infrastruttura mantiene i livelli di sicurezza chiaramente dovuti al sistema all'epoca concepito con quelle caratteristiche. Adesso la relazione del 29 ci darà il quadro complessivo, e sulla scorta del quadro complessivo predisporremo il sistema di priorità di interventi sul viadotto stesso.